Le segnalazioni degli studenti e delle loro famiglie hanno acceso i riflettori su un problema che si presenta dall'inizio dell'anno scolastico. I genitori invocano il rispetto delle norme di sicurezza dopo aver pagato gli abbonamenti e i ragazzi lamentano una situazione di disagio. Devo prendere quello che parte da Pergola, che arriva fino a Pesaro. Come vi trovate all'interno? C'è spazio per tutti? Riuscite a mettervi seduti? Io sì, quando salgo ci sono i posti, però quando arriviamo verso Marotta già non ci sono più. È capitato che qualcuno è rimasto a piedi? Sì, molte volte. È vero? Sì, molte volte. Una volta quando eravamo qui al Pince dovevamo prenderlo per andare a casa, siamo rimasti a piedi e non sapevamo che tram prendere. A quel punto dovete chiedere aiuto ai vostri genitori che vi accompagnano a scuola? Sì. Oppure prendere certi tram che non ci portano a casa e dopo farci accompagnare. I vostri genitori che cosa dicono? Si lamentano? Sì, perché comunque noi paghiamo all'anno un tot di soldi che comunque dovrebbe garantirci il trasporto. Il vostro abbonamento è aumentato? Sì, è aumentato, sì, di 20 o 30 euro. Quello che si chiede, diciamo, è almeno la certezza di poter salire su un'auto. Sì, anche quello. Poi le corriere non aspettano una coincidenza, una cosa che... Particolari problemi però non sono stati segnalati alla dirigenza del liceo Nolfi di Fano. Qualche ritardo è capitato, soprattutto nei giorni di pioggia, ma qualche volta all'uscita qualche studente ha perso l'autobus, in particolare a mezzogiorno e 5, però all'inizio quando si è trattato di sistemare la cosa. Ultimamente mi sembra, io non ho più lamentele, quindi mi sembra che i problemi siano rientrati. Qualche studente comunque si è giustificato scrivendo nell'apposito libretto che è arrivato tardi a scuola per aver perso l'autobus. Però non so se per causa dello studente che si è svegliato tardi o perché non è riuscito a salire sull'autobus. Questo della giustificazione a me non risulta. La dirigenza del liceo scientifico Torelli invece ha inviato delle sollecitazioni all'azienda pubblica di trasporto. La richiesta è che i mezzi siano proporzionali al numero degli studenti. Dal punto di vista degli orari, e cioè dell'allineamento fra orari lezioni e orari autobus, non abbiamo disagi. Del resto sono stati costruiti le due cose in sincronia, diciamo, in collaborazione. Abbiamo segnalazione di qualche difficoltà per quanto riguarda l'affollamento di alcune corse, in particolare la linea che va verso Marotta. Un paio di genitori hanno segnalato un affollamento sulle corse, quindi si tratterebbe di potenziare e aumentare il numero di corse sostanzialmente, non di modificare gli orari delle corse medesime. Noi l'abbiamo fatto presente questo fatto ad Adriabus, attendiamo riscontri.